Uè, allora, cazzo, andiamo a Rimini, cazzo, andiamo a Rimini! Oh, oh. Sì, andiamo a Rimini, ma ti voglio dire una cosa. Che cos'è? Non vuoi andare in... No, non dirmi che, no, che adesso sei fidanzato, eh? No, non è quello, ah, no. No, perché io voglio andare a figa, che sia chiaro. Quest'anno andiamo al meeting di CL. Il meeting di Comunione e Liberazione si svolge da 35 anni a questa parte a Rimini. E già ci si potrebbe chiedere il perché di una location così tanto antinomica rispetto al messaggio cattolico dietro il quale la nota organizzazione nasconde il suo operato. CL fu fondata da Don Giussani e nasce da una costola dell'azione cattolica nelle aule del liceo classico Berchet nel 1969. Essa, in nuce, aveva un orizzonte di azione fortemente contrapposto rispetto all'idea di rivoluzione socialcomunista, ipotizzando il raggiungimento della liberazione, ossia la salvezza, tramite la comunione con Cristo. Il 24 e 25 agosto mi sono dunque recato al raduno, con l'obiettivo di carpire il significato proprio di questa esperienza cristiana, secondo i giovani che la animano, e di farne un reportage. Cos'è per te Comunione e Liberazione? Per me Comunione e Liberazione è innanzitutto un gruppo di amici. È stato proprio un amico a portarmici dentro, farmi scoprire questa realtà, e un ambiente in cui traggo grandi benefici. Le fatiche sono quelle di ogni giorno, non è che la vita è diversa, ma il modo di vedere le cose mi ha cambiato assolutamente. Vabbè, per me, io prima di liberazione soprattutto sono DGS, cioè adesso, e per me è una grande esperienza, ma per il fatto che mi ha cambiato a me in prima persona. È il tuo primo meeting? No, sarà forse il 13esimo, qualcosa così. Per te invece? Beh, per me è una grande compagnia, perché cioè, diciamo che è una compagnia con cui io posso sempre confrontarmi, cose con cui con altre persone non riesco a fare. Per me Comunione e Liberazione è stato un incontro che ha cambiato la mia vita di ogni giorno, perché è cominciato tutto con l'incontro, cioè nonostante già la mia famiglia fosse del movimento, ho iniziato ad appartenere quando ho incontrato due ragazzi che mi hanno fatto vedere la vita in un modo completamente diverso. Comunione e Liberazione è comunque qualcosa di importante per me, per la mia esperienza, perché mi aiuta, mi ha sempre aiutato questi anni, a partire dalla scuola di comunità, agli incontri e poi a manifestazioni appunto come il meeting, e quindi è sicuramente una parte importante per me e per il mio futuro. È un posto in cui mi sono trovata a partire dalla mia famiglia, che di fatto viene da lì, e ho sempre, è un luogo che a cui mi sono affezionata andando avanti con gli anni, trovando che potevo essere me stessa lì. Wow! Quanti volontari ci sono qua al meeting? Non so il numero esatto, la mia ipotesi è che sia dal 2600 ai 3000. E lavorano tutti gratuitamente? Assolutamente, anzi, da quest'anno addirittura non solo il meeting ci copre le spese, ma addirittura noi, per noi ci è richiesto un esborso di soldi per comunque pagarci l'albergo, i pranzi e così via. E questo non ti fa rabbia, nonostante il fatto che il meeting sia costato 8 milioni in totale? No, non mi fa rabbia tirare fuori i soldi, perché lo faccio per qualcun altro, lo faccio comunque perché ho piacere, e anche se le cifre possono essere cospicue magari per alcune persone, ma se la meta è qualcosa di più importante, i soldi si tirano fuori comunque. Sono stata contenta di pagare per venire qua, perché cioè, devo molto a questa compagnia e non proprio sono contenta di dare i soldi a... Non so quanto sia costato, però io lavoro volentieri come volontario. E com'è la vita da Cellini? Com'è il rapporto con i tuoi coetanei che non ne fanno parte? Ma la vita da Cellini è una vita normalissima, e non credo, quantomeno per quanto mi riguarda, non sono diverso dagli altri. Anche in università sono l'unico DCL della mia classe, e anzi sono assolutamente apprezzato come qualunque persona.
E nella vostra esperienza da GSini o comunque nell'ambito di CL, vi siete mai sentiti esclusi dagli altri coetanei che non ne fanno parte? Esclusi o denigrati? Vabbè, sì, perché le solite battutine idiote che si fanno. Non tanto, più che altro perché, a parte il fatto che ci ho fatto l'abitudine, secondo, poteva essere più volte un motivo di discussione anche più aperta sui vari orientamenti o sulle varie opinioni. Cioè non deve essere una chiusura il fatto che tu sia CLino, allora per forza devi frequentare gente di CL. Forse agli inizi, appena ho iniziato questa esperienza, un po' sì, perché comunque essendo nuovo venivo sempre un po' escluso, però poi sicuramente è stato piuttosto semplice fare amicizia, quindi su questo adesso non ho sicuramente più problemi. Sì, certe volte mi sono sentita un po' isolata, perché dove faccio io l'università è un posto piccolo e molto spesso si vede una separazione tra quelli del Comune di Liberazione e gli altri, e questo certe volte l'ho sentito anche su di me. E anche ha portato a un po' a chiudermi in me, cioè avere poco coraggio. Vento. In realtà sono abbastanza nuova. Ciò, però no, da quando sì. E il discorso sulla castità? È un punto debole. Siamo umani. Ha ancora senso parlarne nel XXI secolo? Sì, sì e no, cioè io secondo, cioè con l'esperienza che ho fatto, non è che parlo di tanto di castità, più che altro di valore della persona. Non so davvero come pensarla, cioè se... Cioè non è una cosa a cui penso proprio... Cioè, sinceramente non ci ho davvero mai pensato, quindi non so proprio cosa dire. Non lo so, non saprei rispondere, sono ancora un po' piccola e vediamo. Comunque qualcosa di, cioè, importante, nel senso, solo perché siamo nel XXI secolo non vuol dire che la castità, nonostante a molti non freghi, non sia qualcosa di importante. Secondo me uno aspetta che la... Ma da chiunque, uno aspetta la persona giusta, perché aspetta il matrimonio. Noi siamo persone normali, si può sbagliare o non sbagliare, si può essere più o meno fondamentalisti. Ognuno comunque ha la libertà di fare le proprie scelte anche in Comunione Liberazione. Dietro al finanziamento a 6-0 del meeting troviamo le più importanti aziende italiane e alcune note multinazionali. Sorprendente è stato il fatto che alla domanda su cosa fosse la Compagnia delle Opere nessuno degli intervistati sia stato in grado di rispondere, nessuno. Mi sento dunque in dovere, forse peccando di superbia, di spiegare loro di cosa si occupa questa organizzazione. Il CDO è una rete che comprende 36.000 imprese, con un fatturato annuo pari a 70 miliardi. Tale ente non può non intaccare il tessuto economico-finanziario del nostro paese, andando a inserirsi all'interno del sistema politico e ponendo personaggi di rilievo del movimento in ruoli chiave. Cos'è la Compagnia delle Opere? Il CDO, non lo so. No, allora, è una compagnia che gestisce le opere più importanti, quindi i monumenti. Sembra su questo? No, non lo so. Non lo so. Ecco, non lo so. Oddio, la CDO non voglio impreparata, mi spiace. Non ho assolutamente idea. Arriva poi il Renzi Day. Cameraman e giornalisti si azzuffano alla ricerca di un'immagine o di una parola di Matteo. Renzi si tiene ben lontano dall'argomento diritti civili, sebbene il presidente Carron abbia aperto una visione più ampia e meno conservatrice su questo tema. Questo qui è il primo anno in cui Renzi ha accettato l'invito al meeting. Secondo te è solo una scelta elettorale? Per pigliar voti? No, guarda, secondo me non è... il punto non è di venire qua per prendere un voto in più. Se una persona ha qualcosa da dire e trova il meeting come una grande occasione per poterla dire, è giusto che ne approfitti. Non lo so. Secondo te è giusto riconoscere i diritti civili alle coppie omosessuali? No, secondo me no, perché per quanto mi dice la mia esperienza cristiana, è un peccato l'omosessualità. Non per questo vanno rifiutati gli omosessuali, perché innanzitutto sono uomini, però
non gli riconoscerei i diritti civili. Però Papa Francesco dice: chi sono io per giudicare? Sì, ma qual è la domanda in tutto ciò? Nel senso, lui ha aperto la visione da parte del mondo ecclesiastico su questo argomento. Sì, secondo me, in questo momento lui ha fatto bene ad aprire questo sguardo, perché io ho capito in questi giorni, anche quando parlava di CL e dell'autoreferenzialità, perché ho conosciuto dei preti che mi hanno fatto capire che in primo luogo c'è l'uomo di per sé, non il suo peccato, come quando Cristo andò dalla Samaritana che aveva 5 mariti e nonostante questo l'ha accolta, l'ha perdonata. Non ci può essere più di un'amicizia fra persone dello stesso sesso? Oh sì, ovvio, non ci può essere. Quindi tu non saresti disposto a concedere i diritti civili per gli omosessuali? Allora, io finché sta nel loro, a me non mi interessa. Però se vogliono il bambino, il matrimonio in chiesa, di qua, cioè il matrimonio civile diamoglielo, sennò si sentono esclusi. Però il resto neanche morto. E quindi secondo te non è giusto dare i diritti civili alle coppie omosessuali? No, quello invece io penso che sia giusto, e no, su quello sono d'accordo che sia giusto dare diritti civili. Cioè, credo molto veramente nella natura, cioè nel fatto reale che ci sono uomini e ci sono donne, e che la vita venga da uomo e da donna. Poi vabbè, riconosci i diritti civili, non lo so, non ho mai studiato queste cose, dovrei magari studiarle, dovrei conoscere un po' più. Ma due persone che si amano e dello stesso sesso, perché non potrebbero farlo secondo la legge? Bisogna vedere che ruolo ha la legge in queste cose, nel senso che, vabbè, poi io non so, veramente cioè, parlo da ignorante, non lo so, io ho questa idea che la legge dovrebbe aiutare l'uomo a essere più uomo, cioè a essere se stessi. Cioè, quindi gli omosessuali non sono uomini? No, non dico quello, dico che, non lo so, qui andiamo poi a parlare di etica e di filosofia e io veramente ce li stai prendendo in un contesto che io non saprei difendermi, non saprei. Io ho questa idea qui che essere veramente un uomo, cioè bisogna veramente capire cosa, cioè gli omosessuali come stanno, come si sentono gli uomini, se si sentono gli uomini così, sempre parlare, perché no? No, ma per il fatto che non è una cosa interessante. Cioè non mi sembra che sia una cosa interessante per la società in generale, magari uno privatamente può fare quel cacchio che gli pare, ma dare questi diritti, cioè che la società riconosca questo, non è utile perché non genera nulla. Però Papa Francesco dice: chi sono io per giudicare? Ma infatti io la persona non la giudico, sto solo dicendo che un riconoscimento sociale alla società deve servire, qui se non genera niente non... Arrivato sul palco, Renzi affronta il tema dei migranti. E allora voglio sapere cosa ne pensano i miei amici volontari. Questo è anche il meeting per l'amicizia tra i popoli. Qual è la tua posizione sul tema dei migranti? Sul tema dei migranti io penso che l'Italia fa sicuramente bene, a differenza di molti altri paesi europei, ad accettare i migranti, ad accoglierli, mentre appunto, come si vede, molti altri paesi europei sbarrano i confini, non cercano in tutti i modi di non farli entrare, quindi io penso ci dovrebbe essere molta più solidarietà da parte di tutti verso queste persone. È anche compito nostro aiutarli, perché è il poco che possiamo fare, perché non possiamo levare tutto il terrorismo, perché non sono capace, però in prima persona io a aiutarli, ospitarli senz'altro. Io penso che in primo luogo da parte soprattutto dei cristiani ci debba essere l'accoglienza, in quanto sono uomini come noi e bisogna immedesimarsi in loro. Non lo so, cioè mi sembra un problema gigante che io mi sento troppo piccola per rispondere, sì, non saprei. E cos'è che vi lascia questo volontariato?
Beh, innanzitutto si lavora in gruppo, si fanno nuove amicizie perché non si lavora con i soliti amici ma conosci più gente. Quindi appunto meeting, c'è un incontro con altra gente. E lavorando diciamo adempiamo a quello che è il meeting veramente, cioè incontrare le persone. Noi lavoriamo, spaziamo magari, togliamo i sacchi della spazzatura, però ogni volta è sempre un incontro nuovo con le persone che magari ti chiedono un'informazione o qualcosa, però comunque è sempre un incontro, un incrocio di sguardi in ogni caso, sempre una bella esperienza. Mi lascia una grande gioia e ho fatto un cambiamento radicale conoscendo delle persone qua al meeting e anche nell'esperienza del lavoro faticoso e manuale. La prossima volta non scegli tu il viaggio. Meglio.